Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e da Marco Guarnacci. Benvenuti al Pala Rosselli di Aprilia, 25esima giornata del campionato di Serie C2, Girone C. Big match qui al Pala Rosselli. Lo United Aprilia ospita il Città di Colleferro, prima della classe. Si parte, primo pallone giocato alla formazione di Serpietri. Colleferro mantiene il possesso di palla, ancora con Leopardo, poi taglio in mezzo all'aria e arriva il gran gol. Città di Colleferro in vantaggio, 3 minuti e mezzo con Rosina, retropassaggio verso Rossi, pallonetto di Rossi verso Colleferro al volo, Masullo salva tutto. Ora il pallone per Trombetta, che occasione! Bernoni, occasione per lo United, e poi scaglia questo pallone Trombetta. Pallone per Bernoni, palla fuori, occasione ancora. Pacchiarotti dentro per Bernoni, Galafate sbaglia tutto. Mendes prova a far fuori Bernoni, poi la traversa scheggiata da Colleferro. Gestisce, poi il destro improvviso, parte di Mendes. Tiene in campo la palla, ma la regala Ciafrei, sinistro e palla in rete, diagonale vincente di Ciafrei, e 2-0 Città di Colleferro. Pacchiarotti per Bernoni, pallone che non viene gettato in rete per pochi centimetri. Pallone per Sinibaldi, allarga il gioco Ciafrei, poi ancora Sinibaldi in profondità, Sinibaldi, palla in rete, 3-0 Sinibaldi. Bernoni dentro per Gallieti, altra occasionissima sprecata dall'Aprilia. Galafate si gira, deviazione, poi sbuca dal nulla Colleferro che si mangia il quarto gol. Bernoni, taglio per Pacchiarotti e palla che stavolta carambola in rete. Rossi ci ha messo le mani anche stavolta, ma non ha potuto evitare il gol. Gallieti dentro per l'intervento di Bernoni, la parata da parte di Rossi. Di nuovo in campo Pacchiarotti, Sinibaldi va via sulla sinistra, Masullo, la deviazione, calcio d'angolo. Andreoli lascia Pacchiarotti, mette in mezzo, pallone per Rossi che rinvia e fissa il punteggio sul 4-1. Comunque regalato emozioni, arriva il triplice fischio, si chiude con la vittoria del Città di Colleferro, 4-1, mantiene la vetta della classifica, mentre si spengono i sogni playoff dello United Aprilia, a cui comunque va l'applauso del suo pubblico, perché nonostante le tante assenze ci ha messo davvero il cuore. Da Fabrizio Agostini e da Marco Guarnacci, un saluto a tutti voi e grazie per averci seguito.